Ti conosco. Sì, sei quel brav'uomo, quello Shinobi. Non ti vedo da... beh, da quella notte. Quale notte? Eh? Non te lo ricordi? No. Ah, capisco. Non te lo ricordi. Ascolta, brav'uomo, noi due ci siamo già incontrati. A quel tempo ero un ladro, ma quei giorni sono finiti. Ora sono un mercante onesto e rispettabile. L'unico problema è che sono al verde. E se sono al verde, non ho niente da vendere. Perciò, brav'uomo, mi presteresti una sommetta per tornare in carreggiata? Terrò in inventario qualcosa di speciale per te. Contaci. E come piccolo incentivo, ti parlerò di quella notte. Cosa ne pensi? Un gran bell'affare, eh? Eccoti un po' di denaro. Grazie, bravo uomo. Ora parla. Sì, sì, ma certo. Quella notte la mia banda è entrata nella tenuta Hirata. Come senz'altro saprai, la famiglia Hirata fa parte degli Ashina. Di solito fanno a brandelli i ladruncoli come noi, senza sforzarsi tanto. Ma per combinazione, siamo entrati durante una battaglia. Quasi tutti i giovani samurai erano lontani. Era un'occasione d'oro. Poi abbiamo appiccato il fuoco e fatto man bassa. È stato allora che ti ho incontrato. Stavi cercando qualcosa, o almeno così mi è sembrato. È tutto ciò che so di quella notte. Capisco. Già, quello sguardo che hai ora. Avevi lo stesso sguardo quella notte. Stai ancora cercando qualcosa? Ascolta, brav'uomo. Per il giusto prezzo potrei raccontarti qualche altra cosetta che potrebbe esserti utile. Per il giusto prezzo, ovviamente. Ora faccio il mercante, sai. Comprerò le tue informazioni. Grazie mille per l'acquisto. Dato che sei uno shinobi, ti darò informazioni sugli strumenti da shinobi. Se non ti spiace. Ho visto questo tubo. Un tubo da cui scaturisce il fuoco. Quando siamo entrati nella tenuta Hirata, uno dei miei ne ha preso uno. Tum-tum, tum-tum. Il fuoco fa quel rumore quando scaturisce. Un tubo lanciafuoco nella tenuta Hirata. Lo terrò a mente. Quest'uomo era un Hirata. Devo porgere i miei rispetti. Lord Kuro. Lady Emma. Ci sono altri Hirata sopravvissuti. Rimangono pochi della nostra stirpe. Capisco. Mi dispiace. Non c'è fine a chi cerca il retaggio del drago. Questo era il loro destino, a causa di chi mi dava la caccia. Non volevo coinvolgerli.
Non mi sento al sicuro con quel grosso bastardo legato qui vicino. Preferirei evitare di finire a pezzi prima che inizi la guerra. Se si mette al peggio, l'unica scelta è il fuoco. Quegli occhi rossi temono il fuoco. Il proclama diceva così. Proclami. Che idiozia. Gli Ashina hanno un modo strano di prepararsi alla guerra.